Io sono Kratos. Io sono Dioniso. Sono Tarconte. Per il mio sposo Lucumone e per me, sua signora Tanaquilla, che siede al suo fianco. Conoscendo l'avarizia degli uomini, volle che tutti i terreni fossero definiti con pietre di confine. Condannati dagli dèi a subire terribili malattie, secondo la profezia della ninfa Vegoia. Dioniso si trasformò allora in un terribile leone ruggente che lanciava sguardi feroci. I frutti saranno danneggiati e saranno fatti cadere a terra dalla pioggia. E vidi sollevarsi dai flutti oscuri di tempesta un enorme mostro marino. Presso la civiltà latina, che sta fiorendo nella città di Roma, tu avresti onore. In una delle tante giornate di aratura, avevo tracciato un solco in maggiore profondità rispetto al consueto. E mentre mi accingevo a completare l'opera, vidi la terra gonfiarsi, come fosse un'onda del mare. Non riesco a trattenere l'impazienza fino a domani, per il desiderio di vedere i doni di nozze del vostro sposo. La curiosità tiene in ardore, Velia, e io te la placherò. Le fauci, irte di denti aguzzi spalancate a protendersi verso di me. Ma tu, grande dea Uni! Mi sollevai risoluto a domare l'orrida bestia e il padre Zeus mi guidò la spada a trafiggerne il muso. Accetta queste offerte! Saprai che il mare è stato separato dal cielo. Lascia che siano gli dèi a vegliare su di noi. Sappiate che accadranno queste cose.